È stata comunque una bella avanzata. Che c'è? Hai finito per oggi? Direi di sì. Va bene, riposati e preparati per la nostra prossima spedizione. Direi di spendere le prossime giornate a iniziare a pensare ai vari confidant. Sentiamo che cosa hanno da dire. Sento la gente che parla. Sbaglio oppure ci sono molti più tipi strani di questo periodo? Come quelli che ho la sindrome apatica. Ce ne sono alcuni nella mia zona. Mi mettono i brividi. A volte mi chiedo cosa succederebbe se mi riducessi così e finisco a deprimermi. Alleniamoci per avere più energie e non avremo problemi. Anzi, ho sentito che la squadra di atletica accetta ancora nuovi membri. Magari la corsa ci renderà più forti. Sembrerebbe che la squadra di atletica accetta nuovi membri. Forse potrei saperne di più andando all'aula del club. Non sarebbe una cattiva idea. La prima campanella ha suonato. Le ragazze sono nel nostro telegiornale oggi, quindi. Dopo scuola. Andiamo all'aula del club. Per oggi le lezioni sono finite. Pare che la squadra, sì, se riuscirò a scoprire dove si allena, forse potrò unirmi a loro. C'è anche lui, che volendo. Ma io posso vedere fra i miei vari confidant che cosa otteniamo aumentando? No, peccato. In Persona 5 ti faceva vedere cosa ottenevi a rango dopo. Al momento credo che la scelta migliore sia quella di aumentare la quantità di confidant che abbiamo, poi affinarli piano piano. Dall'aula ti basta scendere la scala sulla destra, d'accordo? Ciao Junpei. Ok, domanda strana. Secondo te si può andare nel Tartar e avere pure dei bei voti a scuola? Tu ci riusciresti? Io? Penso che tu conosca già la risposta. Bravo. L'importante è essere onesti, Junpei. Abbiamo trovato un oggetto e stavo guardando lo specchio, è vero. Bellissimo. So che è un dettaglio stupido oggi come oggi, però. Andiamo a vedere la squadra di atletica. Oh, che bello, il fuori della scuola. Quell'albero sembra speciale, chissà perché è lì. Serve a commemorare qualcosa. Qui cresce un alberello, chissà che tipo di albero è. Allora, sicuramente c'è una scritta, però da qui a dire che commemora qualcosa non saprei. Altra chiave? Frammento del crepuscolo, perfetto. Siamo arrivati nell'aula degli sport, direi di sì. Spiacenti, ma la squadra di Kendo non recluta più nuovi membri. Peccato, sarebbe stato bello per aumentare la nostra capacità di utilizzare le armi. Sarebbe stato figo. Questa porta conduce fuori alla pista di atletica. Vuoi usarla per la squadra di atletica? Una nota dice: la squadra di atletica cerca nuovi membri. Niente lumaconi, grazie. Guardiamo come funziona prima. La squadra di atletica si sta allenando duramente. Madonna mia, che sforzo. Vabbè, dobbiamo aumentare i nostri confidant. Facciamo così. Andiamoci a fare un giro prima. Vediamo se ci sono altre cose da scoprire, cose da fare. Andiamo alla stazione di polizia e vendiamo tutto. 13.000, vabbè, mica male, per l'inizio ci sta. Vediamo in farmacia se c'è qualcosa che ci può essere utile, quello sì. Aspetta, la farmacia è vero. Tutti i sabati ci sono i saldi, esatto. Aspetterei allora sabato. Aspetterei sabato per prendere le varie cose. Abbiamo anche un messaggio, vediamo. Sei libero oggi? No, mi spiace. Il negozio di fiori sono regali. Aspetta, oh, ho appena capito una cosa. Vuoi vedere che il salvadanaio che abbiamo trovato l'altra volta è un regalo da fare a un confidant e non un oggetto effettivamente estetico per la stanza? Cacchio. Takoyaki 400 yen, va bene. Non c'è polpo dentro, ma provali lo stesso. Non di polpo, ripristi a 150 a un alleato, chance di effetto collaterale. Dammene uno allora. Ok, non c'è nient'altro da fare in giro. Direi che la scelta migliore è proprio andare al club di atletica ora. E tra l'altro voglio provare di nuovo ad andare in infermeria e vediamo se abbiamo fortuna. Perché secondo me ho ragione. Nel senso, ci fa provare i vari intrugli. Se superiamo la prova ci becchiamo il coraggio. Se no perdiamo la giornata. E se non ce la facciamo, ricarico il salvataggio, semplicemente. E ora moriamo. Ma non è cambiato nulla. Bom. Finché ci aumenta il coraggio così a gratis, senza farci neanche perdere la giornata, per me è tutto di guadagnato. Andiamo a farci un nuovo confidant. Ipotizzo sia il tizio con la tuta da atletica che abbiamo visto al primo giorno. Quello che parlava con l'altra ragazza. Tu segui le lezioni del professor Yumi? Oh, vuoi unirti al club? Penserò io alle scartoffie. Tu vai avanti e preparati con i nuovi compagni. Bene, gente, tutti qui. No, è la T. Forse ci sono tutti e due. Ah no, è il tutor forse. Ciao, piacere di conoscervi. Mi chiamo Star Phoenix. Piacere di conoscervi.
Credo sarà lei la confidant, sai, visto che è la prima che parla, è l'unica che ha un modello decente. È la confidant, assolutamente. Ci siamo già fatti un'amica, fantastico. Che cazzo c'era bisogno di gridare qua davanti? Perfetto. Sì, signore. Non sembra che gli freghi molto, Ecco. Certo, siamo in classe. Ecco, ci ha già rapito. No, vai tranquillo. È quello che abbiamo bisogno, avere dei confident buoni. Mi ha dato un caloroso benvenuto. Mi sono unito alla squadra di atletica e ho fatto amicizia con nuovi compagni. Ma chi dei due, secondo voi, è tutta la squadra oppure uno dei due specifico? Loro sono il carro. Perfetto. Nanji Wabaru. Hai stretto un nuovo legame. Riceverai una benedizione creando per sue dell'arcano il carro. Perfetto. Peccato però che non ci fa vedere che bonus otteniamo. Di solito anche solo al primo livello ottieni qualcosa. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Vabbè, in pratica tutti i giorni tranne il mercoledì e quando non ci sono esami e piove, immagino. Sì, signora. Grazie. Dopo aver dato un'occhiata in giro, ho deciso di tornare al dormitorio. L'importante è avere un confidant. Ciao. È Yuko, la team manager. Dovrei salutarla? Penso che lo farò. Ehi là. Ah, Tenkousei-kun. Nani? Tutto a posto, grazie. Torniamo a casa assieme, niente, domani. Vuoi tornare a casa? Ciao ciao. Ho deciso di tornare al dormitorio per conto mio. Mi chiedo se sia stata una scelta obbligata oppure dovevamo dire di no. Che si dice, coso? Oh, quindi adesso sei amico di Tomochika. Ti ha definito uno a cui stare attento. Oh, in un senso buono. E anche tuo amico? Io. Insomma, non siamo amici intimi, ma ci conosciamo da un pezzo. È un po' un Don Giovanni, ma è un bravo ragazzo. Quasi mi dimenticavo. Volevo chiederti di andare al Tartaro stanotte. Pare che ci siano altri perduti, quindi dobbiamo eliminare altre ombre, no? Non lo so, non è che abbiamo ste grandi quantità di risorse. Il medico mi ha detto di riposare, ma non voglio rischiare di trovarmi fuori forma. Stavo pensando che tornare ad allenarmi potrebbe essere un buon metodo per riabilitazione, ma se Mitsuru dovesse coprirlo, sentirmi dire di stare a riposo sarebbe l'ultimo dei miei problemi. Cavolo, non penso che tu carmi armature costino troppo. Cioè, credo che conti anche la qualità. Diciamo che mi fa sentire più forte. So che non possiamo essere tirchi sull'equipaggiamento, ma cavolo, il mio portafoglio piange calde lacrime. Ma se sono io a spendere per tutti voi? Stasera direi no, Tartaro. Come ho detto, preferirei prima aspettare sabato. Voglio vedere la farmacia e recuperare il più possibile oggetti che almeno ci ridanno SP. Esatto, un po' di... per quanto costino... ah, massimo 2, cavolo, che sfiga. Però il più possibile oggetti che ci danno SP al momento sarebbe il massimo, veramente. Mi chiedevo se il preside fosse qui. Allora, andare in sala giochi costa 1500 oppure 2000. La forza della persona equipaggiata aumenterà, il fascino aumenterà. Bella l'arcade che ci aumenta anche le statistiche della persona. Certo, aumentarla adesso ad Angelo o ad Aramitama non è la scelta migliore. Direi che la scelta migliore sarebbe andare o a lavorare. Proprio non ho il coraggio di entrare. Direi quindi di lavorare qui. Ah, non posso stasera? Che sfiga. D'accordo, allora proverei la sala giochi a questo punto. Certo, ci costa un po'. Dai, andiamo. Vediamo almeno l'animazione. Ho giocato al simulatore di appuntamenti a School of Yant. Conosco i minimi dettagli di romanticismo e il corteggiamento. Immagino, porca troia. Posso immaginare. Beh, 2 punti, addirittura. Cavolo, 1500 ben spesi allora. Oh, c'è da dire che probabilmente 3 statistiche da aumentare saranno poche rispetto ad altre, ma magari c'ha bisogno di molti più punti per aumentarle, come in Persona 5. Sento la gente che parla.
Ultimamente i miei mi starebbero dicendo che devo uscire la sera tardi. Non voglio che finisca come quelle persone che sono impazzite all'improvviso. Ho sentito che non si riconoscono ancora le cause, quindi che senso ha fare attenzione? Non ha tutti i torti. Esatto, e poi la notte è perfetta per andare in sala giochi e per lavorare. Se non potrò più andare al Lagacure di notte, mi dimenticherò il sapore della felicità. Alcuni negozi sono aperti anche di notte, forse dovrei dare un'occhiata appena un po' di tempo. Effettivamente ieri sono andato solamente in sala giochi perché è stata la prima scelta che ho pensato. Però dobbiamo vedere anche i ristoranti, perché avevano detto che a volte potrebbe esserci roba fuori menù. Le lezioni sono finite. Ma aumentare un po' i nostri confident stretti? So che fai parte della squadra di atletica. A quanto pare sei molto promettente. Io sono nel club di tiro con l'arco. Facciamo entrambi del nostro meglio. Chi è il secondo confident, scusami? Ah, lui! Certo. Pensavo di dover andare al club di atletica io per aumentarlo. Allora, prima di accettare uno dei due confident da aumentare, abbiamo bisogno uno della persona adatta. E il carro ce l'abbiamo. Quindi prima di accettare qualsiasi confident, andiamo a vedere se c'è altro da fare o altri da accettare. Come vai? Sono Miyamoto, l'ideale per la pelle. Ah, Gakure Ramen. Allora, la mia grande preoccupazione in realtà è che in questo gioco, se tu ignori qualche confident per un po', magari ti malcaga. So che non c'era né nel 4 né nel 5 questa cosa. O meglio, nel 5 ci sarebbe dovuta essere come meccanica, ma poi l'hanno tolta, per fortuna. E non vorrei che questo pensiero gli sia balenato in testa adesso e abbiano detto ma perché non la mettiamo invece? Ah, puoi decidere se tornare a casa con qualcuno. Mi chiedo e ipotizzo di no. Penso sia troppo presto. Proviamoci, torniamo a casa assieme. Esatto, devo trovare il tempo per studiare. Mitsuri sembra preoccupata per le mie abitudini di studio. A quanto pare vuole concentrarsi sul suo sapere. Forse se fossi un genio mi dedicherebbe del tempo. Ok, per avere questo confident quindi devi avere la statistica alta. È un po' una rottura di palle la cosa, però la comprendo. Andiamo da Miyamoto, perché onesto, Kenji mi sta sulle palle. Mi sta già antipatico. Andiamo da lui. Vuole che mi alleni con lui. Sento di poter rafforzare il nostro legame grazie alla persona Aramitama. Sento che per il resto potrei avvicinarmi a Miyamoto. Vorrei incontrarmi con lui? Certo. A sto punto digli vieni qua che fai prima. Ah, così? Va bene. Ehi, vai all'allenamento oggi? Sbrigati, vai a cambiarti. Trascorri il tempo con la squadra di atletica. Ottimo, andiamo. Oggi vediamo di che pasta sei fatto. Ma non strafare, d'accordo? A lui ci tiene all'atletica. La mia milza mi sta uccidendo. Potrei aver esagerato. Dovrei stare attento, digli di resistere. Dai, ce la puoi fare. È facile dirlo per te, ma onestamente devi averci visto giusto. Tu invece? Ah, parla lui, perfetto. Che lazza di allenamento seguo? Mi alleno notte intensa io. Una normale routine. Vuol dire che allora devo essere io il capitano. Sono bravo, lo so. Ci conto, Sembra che Miyamoto mi veda come un rivale, addirittura. Sento che il nostro legame si sta per rafforzare. Perfetto. Ok, ci sta. Un rivale fa sempre bene, no? Più tempo passi con ognuna delle tue affinità sociali, più profondo sarà il tuo legame. Il livello di intimità con ogni persona sbloccherà benefici specifici. In base al grado otterrai punti esperienza dalle fusioni delle persone. Rafforzando i legami attuali potresti scoprirne di nuove. Cerca di stringere il più possibile. Tranquillo, la rivalità finché non è tossica va benissimo. Crampo? Qua digli sbrigati sarebbe da stronzo. Qualcosa non va? Crampo. Ah, perfetto. Digli di andare sarebbe davvero stronzo. Ah, e di nuovo Yuko. Ma io ti direi che ci proverei, sai? Dovrei salutarla? Ma certo. Ciao di nuovo. Come va? Allora, continuare a chiederlo sembrerebbe da stalker schifoso, però onestamente magari ci sblocca qualcosa.
Stavolta è andata bene, no? Sì, signora. Ah, ha un caffè? Dio mio, che vita difficile, sorella. Immagino. Mi ha fatto abbastanza ridere la cosa. Beh dai, non sei brutta, sei carinuccia anche. Ti piace l'atletica? Beh, ci sta, è divertente. Tanto il rango 0 non vale mai come scelta. Addirittura. Fantastico, appena arrivato sei già il migliore, fantastico. Lei ha detto Kazuma, nella versione giapponese ha detto Miya e poi Miyamoto, quindi c'è un certo legame fra loro due, non so di che tipo, però probabilmente uno dei due, probabilmente lei, prova qualcosa per l'altro e secondo me vale come confidant amoroso lei, potrebbe almeno. Ma certo che chiederò anche a te tesoro, sembra preoccuparsi per me, sento che il nostro rapporto è diventato un po' più intimo. E abbiamo ottenuto la carta della... Non mi ricordo cos'è quella. Forse è forza? Non ne sono sicuro, credo sia forza. Ci mette troppo Elizabeth a dire dalla prima all'ultima frase comunque ogni volta, eh? Perfetto. Allora, sì, è la forza, ho indovinato. E... ammetto, preferisco aver fatto così piuttosto che andare subito al tartaro per un semplice motivo. Abbiamo già 4 carte ora. C'è più possibilità che ci parta l'impeto arcano. E soprattutto possiamo avere un po' più punti esperienza da queste varie carte. Ci vediamo a scuola allora. Ciao. Dopo aver salutato Yuko decide di tornare al dormitorio. Adesso arriva Junpei, aspetta. 3, 2, 1, vediamo. Ah, no, Yukari, che strano. Bentornato. Ehi, a proposito, prima ti ho visto alla pista di atletica. Anche Miyamoto-kun della nostra classe in quella squadra, vero? Magari diventerete amici. A proposito di attività extrascolastiche, ti va di andare al tartaro stanotte? Oggi non mi sono allenata, quindi un po' di esercizio mi farebbe bene. Apprezzo che tu prenda l'iniziativa, ma fa attenzione. Ricorda che è pericoloso. Sì, lo so. Avete ragione, dovremmo andarci. Ma ve lo ripeto, voglio aspettare domani prima di entrarci di nuovo. Ho saputo che ti sei unito a un club, sarà meglio che ti impegni, d'accordo? Potrebbe essere due a partecipare regolarmente, ma se troverai il tempo ne varrà la pena. Hai ragione. Proviamo a vedere un attimo i Watodai allora. Il burger che cosa ci aumenta? Ricetta segreta aumenta il coraggio. Il riso che cosa ci aumentava? La mente e la digestione. Potrei aumentare il sapere. Allora ipotizzo che i tre ristoranti facciano sapere, coraggio e fascino. Ovviamente pagando. Forse ora come ora ci servirebbe il sapere, che così ci possiamo avvicinare anche alla nostra cara compagna. Dai, aumenta il valore del sapere. D'accordo. Non costa tantissimo, quindi ci sta. Un cliente abituale sta ordinando il piatto completo di pesce. Sembra un'offerta speciale per i clienti abituali. Il lunedì, il martedì, il venerdì e la domenica sera. Beh, oggi è venerdì, quindi facciamo una cosa. Mi faccio un file di testo di Persona 3 e mi segno le varie cose. Quindi abbiamo detto, il sabato c'è le offerte della farmacia. Questo qua del riso, quindi lunedì, martedì, venerdì e domenica. Vediamo se già ce lo fa ordinare. Con almeno brillante di fascino. Ok, quindi sono anche collegate. E ci serve il fascino per farlo. Vabbè, ci sta. Ho ordinato il piatto prodigio. Quindi aspetta, adesso abbiamo preso il prodigio perché era l'unico disponibile, ma magari col fascino ce lo dà già come menù, ma solo in quei giorni. O magari una roba a parte. Sento la mente più chiara che mai, addirittura. Madonna, 2 stelle, quindi vuol dire che è un bel botto. Quindi andare nelle varie attività ti aumenta di 2 stage tutte quante le statistiche. Non male. Quindi sento la gente che parla.
Hai presente la libreria dell'area commerciale? Non deve riaprire oggi. Oh, quella dei vecchietti. Una libreria? Sì, esci dalla stazione di Watodai, vai dritto per un po' e trovi subito oltre le strisce pedonali. Siamo quasi al nuovo quadrimestre, diamo un'occhiata ai negozi in città. Non capisco il nesso fra le due cose, però andare dai vecchietti ci sta, ci sta. Oggi interrogazione. No, peccato, ci ho sperato. Quelle domande ti fanno aumentare le varie statistiche, quindi ci sta. Allora, tanto il nostro amico lì non c'è, quello di atletica oggi non gliene frega niente, però c'è la tipa della forza. Ok, però non abbiamo persone della forza. Potrei citare prendendo magari le persone dei DLC, ma sarebbe un po' come barare, ma ehi, il gioco ce lo offre. Dovrei farlo. Le offerte sull'inventario si tengono il lunedì alla stazione di polizia e il sabato alla farmacia. Ok, almeno sappiamo anche quando le armi ci costano un po' di meno. Allora, c'è qualcosa per gli SP? Mannaggia no. Super cibo felino. Non so che cosa sia, ma ne prenderei due. Magari uno dei gatti randagi che abbiamo visto in giro. Grazie. Speravo qualcosa per gli SP, onesto, cavolo. Però almeno così non sprechiamo gli SP di Dia e li usiamo per attaccare. E visto che abbiamo comprato il cibo per gatti, l'unico gattino che ho visto io è questo. Gatto debole. Ah, vale come confidant il vecchio. In realtà volevo chiederti un favore. Se hai tempo possiamo vederci. Probabilmente sarò nel corridoio al secondo piano. Non ti direi di no, onesto, ma non ho confidant della forza. Non ho carte della forza, maledizione. Come ho detto, potrei cittare. Però c'è un nuovo confidant. Tanto vale andarlo a fare. Buongiorno. Ti do il benvenuto. Non mi sembra molto esatto. Da cosa l'hai vinto? Dalla felpa? Ecco, questa è una cosa interessante in realtà. È un albero di kaki. A che cosa serve? Ci serve qualcosa di importante? Albero di kaki? Sì, l'ho visto. L'ho visto, infatti, so dov'è, so qual è. L'ho visto, infatti, non so perché abbia detto di no, perché l'abbiamo visto, potevano metterla come opzione. Sembra che ci sia un albero di kaki da qualche parte nel liceo Gengoku, che la coppia di anziani vi sia legata in qualche modo, ma certo. Non è vero, signora, l'albero c'è davvero, lo so anch'io. Dopo aver salutato la coppia ho deciso di uscire dal negozio. Però abbiamo perso la giornata? No, ancora no. Andiamo a vedere l'albero di kaki. Per fortuna che non abbiamo perso la giornata tra virgolette per niente. Che sia l'albero di kaki di cui parlava la coppia di anziani alla libreria. C'è una foglia caduta sotto l'albero. Foglia di kaki. Perfetto. Forse dovrei mostrare questa foglia alla coppia di anziani nella libreria. C'è un albero di kaki. Eccomi di ritorno, le ho portato una foglia. Oh sì, è l'albero di kaki. Lo sai che io una volta ci cagavo sotto quell'albero. Visto che la foglia di kaki potrei avere altro di cui parlare con la coppia di anziani. Eccomi di ritorno. Sono stato rapido, lo so. Sì, ci siamo già visti 2 minuti fa. Il tempo di un treno, sono tornato. Ma perché vuoi un negozio di sushi? Aprilo, sei vecchio, fallo, no? È la foglia di albero di kaki. Esatto. E tranquillo, è caduta, non l'ho strappata. Esatto. Oh, che bravo ragazzo! Ecco, appunto. Vabbè, piano piano ci arriva, dai. Porca... Ma perché in sto gioco cupissimo ci sono sti coglioni che fanno ste battute del cazzo? Lui il preside. Vabbè, ci sta, dai, è un vecchio simpatico. Shoukai shio. Wife no Mitsuko-chan.
Washa Bunkichi. Bunkichi. Yokattara o namae oshiete kuren kama? Ma certo. Ecco il mio nome. Star Phoenix. Il mio più bello, mi spiace. Sembra essersi affezionato a me dopo avergli parlato dell'albero di Kaki. Ho conosciuto Bunkichi e Mitsuko, la coppia di anziani. Nuovo legame. Ed è... Eremita o Hierophant? No, Hierophant è l'eremita, cacchio dico. No, quello è Hermit. Lo Hierofante... Eremita e l'Hanged Man. Hanged Man è quello girato, ne sono sicuro. Hierofante, ok. Coppia di anziani. Ci stiamo facendo tanti amichetti. Siamo aperti tutti i giorni tranne il lunedì. Sì signora, me lo segno. Ok, io direi che stasera ci sta andare al tartaro. Abbiamo preso le cose alla farmacia. Forse dovrei aspettare lunedì per le armi. Però non credo sia una un'opzione utile al momento. Vi state allenando abbastanza? Non voglio che la squadra si indebolisca mentre sono in panchina. Dopotutto siete gli unici in grado di combattere ora. Hai ragione. Oggi sarò nella sala di comando. Se vuoi andare nel tartaro fammelo sapere. Potrò unirmi a te. Ah, ma aspetta, ma intendi sempre come navigatore? Cosa ci fate qua sopra, scusatemi, a mangiare voi? Ha detto che voleva allenarsi. Di solito nei negozi del genere trovi manga più rari se porti da qualche parte. Forse dovrei andare a dare un'occhiata, sono molto bravo a trovare tesori. Ma non metterti troppo a fare il buffone, ok? Ma perché voi non vi sopportate? Vabbè, il solito connubio che c'è in tutti i giochi di persona. Anne, Ryuji, Yosuke, Chie, loro due. Ehi là, abbiamo fatto un bel po' di confidant, quindi c'è più possibilità che appaiano le carte per l'impeto arcano. Avere l'impeto arcano ci dà dei bonus. Dobbiamo però avere la fortuna di prendere quella del folle fra i vari impeti arcani, perché ci aumenta la quantità di punti esperienza. Quindi io direi andiamo al tartaro al momento, però risalendo a piedi. Ormai le ombre dei vecchi piani saranno troppo deboli rispetto a noi. Vediamo, partiamo dall'inizio. Se vedo che lì sciotto al primo teletrasporto andiamo subito. Andiamo a quelli più in alto. Tanto questi ormai sono le ombre quelle vecchie. Non c'è neanche proprio il problema. Le sciotta da solo Junpei, quindi. Al massimo ci facciamo qualche oggetto da vendere, dai. Oh, poi magari abbiamo fortuna e troviamo anche una mano dorata, per carità. Però, almeno la fortuna di avere una mano arcana ogni tanto appare, dai. L'importante è che magari con le varie mani arcane otteniamo l'impeto arcano. Quindi, anche se deboli e anche se le sciottiamo, magari un po' di fortuna la riusciamo a trovare. 590 yen, così. Ecco, vedi, abbiamo per esempio ottenuto l'arcano del mago. Che potrei prenderlo solo per l'impeto arcano, però è un po' inutile. Proviamo ad ottenere qualcos'altro, anche solo per vedere che cosa ci dà la forza o per esempio il carro. Mano arcana, perfetto. È apparso di nuovo il mago. Abbiamo trovato il matto, otterremo l'impeto arcano. Però mi sembra uno spreco. Madonna mia, quanto è grossa sta stanza. È la prima volta che la becchiamo. Cos'è? Cos'è sta roba? L'orologio? Però non sembra funzionare. Puoi usare l'orologio all'ingresso per ripristinare completamente gli HP e gli SP all'interno all'intera squadra. Puoi trovare gli orologi anche nei piani si sta esplorando. Avranno gli stessi effetti di quello all'ingresso. Servono 7 frammenti del crepuscolo. Lo stesso orologio all'entrata, chissà se funziona allo stesso modo. Ho 11 frammenti, dovrei usarne 7 per attivare l'orologio? No. Adesso ho giocato apposta bene per non averne usati troppi, però cavolo. Avere la possibilità di ricaricarti gli SP durante la partita è tanta roba. E non capivo perché non ce l'avesse già data prima allora sta opzione. Ecco, un'altra mano arcana, che culo. Difesa della squadra aumentata all'inizio della prossima battaglia oppure a fondo. Dai, un po'. È vero, mi sono dimenticato di andare dalla volpe. Vabbè che abbiamo pochissime carte adesso. Però me lo devo ricordare questa cosa della volpe. Dobbiamo andare ogni giorno al santuario. Metti che adesso abbiamo sì poche carte, però cavolo. Anche solo avere due volte zio, due volte aghi, sono robe da poco ora come ora. Però se ci possono aiutare anche solamente avere
un atterramento, per carità, perché non farlo? No, sapere di poter trovare stanze del genere anche all'interno dei vari piani, in realtà, non ti dico che semplifica la cosa, però ti dà un po' più di tempo per poter stare qua dentro. Però questo vuol dire anche non sprecare tutti quanti i tuoi frammenti per forzieri, magari a piani inferiori, dove magari non trovi nulla di utile. Mi sta venendo il dubbio che l'unica carta che possiamo fare l'impeto arcano al momento sia quello del mago, visto che non ne stanno apparendo altre. Dai, se al prossimo shuffle time ci appare di nuovo il mago, lo prendo. Perché se non mi appare altro, meglio prendere i bonus per quello che vengono. Esce solo il mago, d'accordo, prendiamo quello che esce. Visto che i punti esperienza di questo piano sono pochi, io prenderei i soldi. Eia, finalmente un attacco di buio. Certo, non credo che Angelo possa apprenderlo, però. No, a quanto pare può e come. Sarebbe un po' spreco, visto che non so le debolezze dei nemici ora come ora. Vabbè, Angelo per il momento è la nostra utilizzatrice magica, palesemente. Gli ho insegnato praticamente tutto quello che avevamo. Ribellione. Ribellione non è quella che aumenta il critico? Il critico di un alleato. Potrebbe non essere male, sai? La teniamo da parte, vorrei duplicarla. Ok, nuovo piano, nuovo forziere. Allora, abbiamo detto che abbiamo 11 chiavi. Ce ne servono 7 per ricaricarci completamente HP ed SP. Quindi, le chiavi ovviamente nei forzieri le utilizziamo. Ne abbiamo al massimo 4 che possiamo usare. Questo è da 1. Io sfrutterei le chiavi sul prossimo da 3, non da 1, sai? Mano arcana, quanto ci dà l'insettone? Beh, cavolo. Quanto ci prende? 50 punti. Wow, una bella botta, madonna mia, di esperienza oggi. Tutti gli HP verranno completamente ripristinati. E la madonna. Avrei preferito gli SP, ovviamente, ma anche gli HP, guarda, li accetto. Una fascia piccola. Mi sento raggirato. Mano arcana. Silky, una roba nuova. Vediamo che cosa ci può dare Silky. Livello 5. Ha già 2 debolezze, il che la rende poco utile. Aramitama ha 2 resistenze e 1 debolezza. Lei ha una sola debolezza che al momento non abbiamo incontrato. Ma quanto ci fai che la incontriamo adesso, uno che ci fa un attacco di buio? Ah, io non vedo l'ora assolutamente di creare nuovamente Kaguya. Non vedo l'ora. Assassino celato. Mi chiedo se anche ai livelli superiori le coppe. Una scatola viola. Le coppe ripristineranno anche gli SP a un certo punto. Magari dal livello 5 di 5 di coppe, oltre agli HP, ti ripristina anche gli SP. O solamente gli SP. O entrambi, non lo so, però ci spero. Perfetto, Angelo sale di livello, il che vuol dire che è ancora più forte. Non puoi più imparare altre abilità, seleziona una da dimenticare. Resiste Malia. Abbiamo 5 di forza, quindi credo che colpo singolo al momento sia abbastanza inutile su di lei. Certo, resistere alla Malia. Ah, ha già finito tutte le abilità Angelo, fantastico. Poi non so quali nemici adesso ci faranno Malia, però meglio essere preparati a tutto. A che livello siamo, giusto per capirci? Siamo al 10. Se non ricordo male, Jack Frost possiamo farlo all'11. Lui è grosso. Rilevo un nemico più potente più avanti, state tutti allerta. Però, c'è sicuramente il teletrasporto. E state capendo come gestire i combattimenti. A proposito, stai prestando attenzione alle debolezze del nemico. Sfruttando le debolezze si può colpire con più forza e maggiore frequenza. Farlo può cambiare le sorti di uno scontro. Più attacchi riuscirai a sfruttare, più possibilità avrai di colpire una debolezza. E qui entra in gioco la tua abilità. Eh beh, quello è vero. Comunque avevo ragione, era il 17° piano. Prima di avanzare, ci curiamo. Andiamo a vedere se possiamo fare qualche altra persona. E già che ci siamo, otterremo sicuramente qualcosa da Elizabeth, visto che abbiamo fatto delle nuove affinità sociali. Ecco appunto, frammenti del crepuscolo. Schifo non ci fanno, anzi. Jack Frost era all'8, non all'11. Ok, l'11 era l'unicorno. Quindi Aramitama e Silky. Che attualmente Silky non ci frega molto e Aramitama, per carità sì, però. Jack Frost invece, Aramitama e Angelo, ci avrebbe 9 di magia, 8 di resistenza.
e 5 di forza. Ah, è vero, continuando a uscire e rientrare posso cambiare anche... è vero, posso cambiargli cosa può apprendere. Voglio solo vedere. Abbiamo qualcuno della forza, di sicuro. Sai che forse l'ho dato per scontato? Mannaia, non abbiamo nessuno della forza. Quindi l'unico che possiamo portare avanti con efficacia adesso è il carro. Riprendiamo dal 17 e andiamo ad affrontare quel bestione, che, se non ricordo male, dovrebbe essere debole all'elettricità. Yes. Meno male che Persona 4 ci ha formato su certi nemici. Speriamo di ricordare più che altro. Diventa sempre più forti, Se l'assalto nemico diventa troppo opprimente, proteggetevi mettendovi in guardia. Meno male. Quindi mi stai dicendo che sicuramente lui colpisce una delle nostre debolezze, di qualcuno. D'accordo, d'accordo. Io ci provo, sono abbastanza sicuro. Lo sapevo. Maledetto stronzo. Ed essendo uno, se riusciamo a non ammazzarlo troppo velocemente, almeno ci prendiamo anche la mano arcana. Quindi dubito che sia debole a qualcosa o che possiamo infliggergli confusione, però ci provo. Resiste? Ovvio, bloccato. Le boss fight, certo che bloccano ste stronzate. Orca troia, Junpei. Aia. Junpei, dobbiamo fare attenzione. Per adesso lo dobbiamo indebolire, poi ci pensiamo a tutto il resto. Attacchiamolo io e te, Yukari. Che carini, siamo noi due da soli. Ovviamente gli facciamo molto meno danno, ma almeno così lo abbassiamo piano piano. Ed è confuso pure lui, pensa un po', quindi curiamolo. Ecco fatto Junpei. Tutto a posto? Bravissimo. Colpiscilo, che almeno rimane a terra. Perfetto. Non credo che la confusione valga per... Esatto, la debolezza. No, invece vale, cavolo. Allora, calmo. Guardiamoci, per sicurezza. Dobbiamo aspettare che si riprenda. Voglio usare la mano arcana, ovviamente. Ti sarebbe piaciuto, vero? Non ucciderlo, per favore. Non fare critico. Non crittare. Bravissimo. Dovrebbe morire adesso. Credo, spero. Muori? Siamo in tre che ti attaccano, su. Sì, perfetto. È andata, è andata. Che culo. Mano arcana? No, le boss fight non ti danno mano arcane. Lo fanno apposta perché così non ti sfrutti i bonus. Che stronzi. Vabbè, ma siamo saliti di livello. E allora, ogni nemico che troviamo, prendi, attacca. Falla finita il più in fretta possibile. Sotto a chi tocca. Andiamo alla grande, gente. Già che ci siamo, crediti, rende tutto più emozionante di tanto in tanto. Magari cambiamo leader. Certo. Che cosa? Lo sapevo che ero certa che avresti detto qualcosa di stupido. Non vuoi scoprire come gestirei questo carrozzone? Che ne dici? Mi va bene tutto, dovremmo cambiare? Aspetta, non sarebbe saggio fare un cambio al vertice nel bel mezzo di una spedizione? Ho schiacciato cerchio, scusami. Con la guida di Star stiamo facendo progressi costanti, preferirei non cambiare nulla. Ok, va bene, credo. Ma sono sicuro di poter spazzare via i nemici facendo tutto da solo. Calmati, Junpei. Se non fai attenzione rischi di farti molto male. Takeba ha ragione. Ci aspettiamo che compaia un altro nemico potente. Non abbassate la guardia mentre avanziamo. Va bene, come vi pare. Sarà per un'altra volta. Junpei. Tre forzieri di cui... Vabbè, abbiamo appena ottenuto 5 chiavi. Potremmo anche usarla. Sono abbastanza sicuro che ogni boss fight da adesso in poi ci dia almeno un pezzo di equipaggiamento. La Wakizashi, esatto. Sembra lunga più forte dell'arma che sto usando. Vai, vai. Oh. È una ninjato questa. Vabbè, questo sicuramente sarà un pezzo di equipaggiamento. La maglia testa calda. Ehi, che figata di armatura. Credo che mi aiuterebbe a tirar fuori il mio fascino interiore, sai? Non equipaggiare per il momento. Voglio vedere chi ne beneficerebbe di più. Effettivamente dovremmo comprare delle armature. Resiste al congelamento. Beh, credo che per il momento lei sia
l'opzione migliore, anche se forse dovrei prenderla io. Visto che se muoio io finisce la spedizione. Proseguiamo, andiamo a vedere fin dove arriviamo. Bene, bene. Le ombre di questo piano sono molto più deboli di voi. Potrebbe essere una buona occasione per provare il comando sprint. Può tornare utile per attraversare un piano senza perdere troppo tempo combattendo. Quando scegli sprint, i membri del gruppo si affidano automaticamente agli attacchi con le armi in rapida successione. Non sarà la più complessa delle strategie, ma ci permette di completare rapidamente alcuni scontri. Schiaccia start, insomma, già fatto, cioè già lo utilizzo, grazie dei consigli lenti. Perché sono cose che ho già appreso, che bene o male vedi già a schermo, voglio dire. Mi chiedo se bene o male ci sia un punto in cui ci dovremmo fermare per forza di cose. Nel senso, Garula. Garula colpisce tutti. Va bene, per il momento meglio lasciarla da parte. Meglio non abusare delle carte che troviamo. Meglio anche duplicarle quando riusciamo. Perché bene o male adesso siamo solo tre personaggi. Non penso che possiamo arrivare in cima alla torre To alla prima settimana. Ci sarà un punto in cui a una certa ti devi bloccare per forza. Vuoi la difficoltà artificiale del gioco, vuoi che ne so, che c'è qualche evento per forza che devi fare fuori dal tartaro. Per esempio prendere altri compagni. Mano arcana, perfetto, abbiamo ottenuto Furnace. Il che vuol dire altre fusioni disponibili. Che è l'imperatore lui. 20° piano. Speravo qualcosa di diverso, onesto. Speravo che ogni tot apparisse, non lo so, qualcosa di diverso. Sai che però non ottenere i soldi dalle varie battaglie rende la gestione delle spese molto più stretta. Devi fare molta più attenzione a che cosa spendi e soprattutto quando. Per esempio, appunto, gli sconti sia delle armi sia dei medicinali diventa una questione molto più importante a questo punto. Perché va bene che le armi si aggiornerà ogni tot, però i medicinali, nel momento in cui ti serve anche solo la ricarica della vita, ti serve l'oggetto che ti riporta in vita qualcuno esausto e lo paghi già meno della metà, è già un bel guadagno. Sembra che non ci siano nemici su questo piano. Un momento, che succede? Anche il prossimo è vuoto. Ah, sembrano dei piani speciali. Dovete salire per indagare. Ok, quindi qualcosa è cambiato ora. Bene, la strada più avanti è sicura. Mi incuriosisce cosa c'è sul prossimo piano. Continuate, per favore. Quindi non posso? Oh, che palle, va bene. Volevo almeno andarmi ad assicurare gli SP, sai. Questo piano? Non c'è alcun dubbio. Ricordi, Star? Ricordate quando ho detto che il Tartaro era diviso nelle varie zone da confini simili a fenditure? Credo che si tratti di uno di quei piani di confine. Non percepisco alcun nemico. Che ne dite di dare un'occhiata in giro? Il fatto che non ci siano nemici è strano, però, Però la scala è bloccata ora. La scala è bloccata. Sembra che continui verso l'alto, ma il percorso è bloccato. Sembra che non ci sia modo di proseguire ancora. Quindi per stasera ci fermiamo qui. Siamo comunque riusciti a fare molta strada. Ben fatto, gente. Allora, onesto, forse ci sarei potuto arrivare anche la volta scorsa, ma è stato meglio non rischiare, visto che non avevamo SP e probabilmente quello lì grosso ci avrebbe fatto il culo. Immagino che finisca qui per ora, ma comunque supereremo questo ostacolo. Il Tartor cambia ogni giorno, no? Quindi forse domani sera non sarà bloccato, credo. Purtroppo quella logica non sembra applicarsi qui. Alcuni piani hanno strutture e aspetti fissi, questo sembra così. Sarà stato merito di qualche altro fattore, indagherò. Mi sa che dobbiamo solo aspettare. Forza, andiamocene, Phoenix. Che in realtà, anche volendo, potremmo fare ancora un po' avanti e indietro. Vecchio testo, L'espansione dell'alimentatore è stata completata. La cosa strana sotto i vati in eccesso. Perché tutta questa energia su un'isola con solo una scuola? Parla della scuola letteralmente questo. E tra l'altro guarda fuori. Volendo davvero posso rimanere ancora qui a farmare ancora un po'. Certo, non sprecherei le chiavi, visto che tanto più di così non possiamo fare. Ma magari